Buonasera a tutti. Vediamo se c'è qualcuno che è già live e ci può dare gentilmente un feedback sul fatto che si veda e si senta tutto in modo normale. Per Diamo ora. i 30 secondi affinché tutti siano online. Intanto io comincio a condividere e prego tutti quanti di farlo la live sul proprio profilo. Ah, già ci sono un po' di persone, ottimo. Vedo che già un buon richiamo. Ragazzi, se per gentilmente qualcuno che ci sta seguendo ci può dare un feedback sul fatto che si senta e si veda. In modo che partiamo. Perfetto, già grazie Erasmo ci ha dato il feedback. Perfetto, allora buonasera a tutti, come sempre benvenuti a questo format dell'Academy Live Night Live, che sono appunto questi micro live. Come vedete dalla precedente esperienza, cerchiamo di essere abbastanza sintetici, perché l'obiettivo è proprio quello di fornirvi informazioni a riguardo della nostra chiamiamola offerta didattica, ma in realtà è proprio per cercare di essere trasparenti e informativi rispetto al progetto Academy e a tutte le offerte che Academy ha l'obiettivo di dare, insomma, ai colleghi, che come abbiamo visto precedentemente non è semplicemente un'offerta di formazione avanzata, dove l'obiettivo è proprio quello di dare la migliore esperienza didattica e formativa a chi ci onorerà di partecipare ai corsi, ma anche quella di offrire servizi innovativi come quei vari servizi che potete trovare nella sezione di consulting, di consulenze, e che poi chiaramente sviscereremo in serate dedicate. Invito sempre tutti quanti a seguirci sui nostri profili social, sia Facebook che Instagram. Progressivamente tutte le informazioni verranno veicolate soltanto da questi ultimi, e vi invito anche a iscrivervi alla newsletter, dove attraverso la newsletter avrete delle informazioni un pochettino più dettagliate, dedicate, ovviamente più costruite proprio per la peculiarità dello strumento. Per chi non l'avesse saputo, ma credo che tutti coloro che ci seguono hanno visto, insomma, la notizia di oggi, oltre a questa live di cui sono molto entusiasta, anche è partito il progetto Consultarci, che vedono come un'opportunità quella di lavorare di accanto a. Research and Publishing, dove appunto abbiamo mandato il primo bando, dove cerchiamo colleghi che abbiano voglia di cimentarsi in un lavoro scientifico. Stiamo iniziando con tre case report e appunto abbiamo mandato un bando dove aspettiamo le candidature di tutti coloro che volessero provare a partecipare, e insomma già la risposta è stata veramente alta, e questo ci, oltre a onorarci, ci gratifica veramente tantissimo. Questa sera, la serata però è dedicata, scusate la piccola intro, questa sera è dedicata al percorso didattico SPSD, quindi il nostro percorso didattico dedicato ai disturbi della spalla, dove abbiamo sicuramente due delle persone più preparate, influenti, insomma, del panorama italiano, oltre che essere carissimi amici, ma insomma colleghi con cui abbiamo condiviso da tanto tempo tantissime avventure, siamo cresciuti insieme da tanti punti di vista. E questo corso è stato senz'altro uno dei più richiesti, visionati. Sono già arrivate un bel po' di iscrizioni, e ancora una volta non possiamo far altro che ringraziarvi davvero per l'onore che ci date nel seguirci, insomma, e nel credere nel nostro progetto. E per questo motivo vi rinvito a veramente condividere il più possibile le nostre iniziative. Passo quindi a presentare i due protagonisti di questa sera, che sono Fabrizio Brindisino Ciao a tutti, buonasera. e Mattia Salomon.
Ciao, ciao, buonasera a tutti. Niente, direi bando alle ciance, l'introduzione è già stata, vi è già rubato fin troppo tempo e partirei magari con una piccola presentazione per ognuno di voi, quindi invito magari Fabrizio a presentarsi. Sì, io sono Fabrizio Brindisino, sono un fisioterapista specializzato in terapia manuale-ortopedica all'Università di Padova, nell'ormai purtroppo lontano 2005. Sì, 2013, quindi la specializzazione. Ho fatto un bel po' di corsi di specializzazione per quanto riguarda la riabilitazione muscoloscheletrica e il mio zoccolo duro, quello che poi ha dimostrato essere anche forse quello che meglio so fare dal punto di vista clinico e in cui mi cimento meglio dal punto di vista accademico, è proprio la riabilitazione del distretto spalla. Quindi con Mattia è iniziata una lunga e proficua collaborazione sin dall'Università di Roma a Tor Vergata, che grazie a Dio portiamo avanti con splendidi risultati. Questo è diciamo un po' il mio percorso. Insegno appunto nel Master di Roma a Tor Vergata, affiancato da Mattia, insegno nel Master di Scienze Pratiche in Riabilitazione Muscoloscheletrica e Reumatologica a Campobasso. Sono membro della società scientifica 6NG e della società scientifica Sagard-Scott, come appunto in cui rivesto dei ruoli anche nei comitati di riabilitazione e linee guida, e da molti anni insieme sempre a Mattia e a Firas cerchiamo di dare voce alla fisioterapia, in particolare nella riabilitazione muscoloscheletrica con il nostro amatissimo GTM. Bene. Grazie Fabrizio. Sicuramente un aspetto di Fabrizio che ho sempre apprezzato tantissimo, forse anche un pochettino, voglio usare una parola grossa, ma chiaramente non con un'affezione negativa, ho invidiato è veramente la sua capacità di... E grazie a questa, quello che si è costruito poi, che è questa appunto relazione, non chiaramente soltanto tra colleghi, che è una cosa che penso tutti noi siamo in grado di fare, ma di farsi apprezzare anche da medici specialisti nell'ambito particolare in cui lui è esperto, quindi nella spalla, che è un aspetto fondamentale che credo, è una cosa su cui anch'io ho sempre creduto, ovvero non possiamo semplicemente lamentarci del fatto che i medici non ci considerino quando in realtà siamo noi stessi che non sappiamo presentarci a loro. E secondo me Assolutamente. Fabrizio ha fatto un ottimo lavoro in questi anni e vorrei chiaramente congratularmi con te perché Grazie. certamente non è una cosa da tutti e ti ringrazio per questo anche insomma per la categoria che insomma servirà, spero che guidi tanti colleghi a seguire il tuo esempio. Va bene? Grazie Grazie a a te Fabrizio. Niente, presento invece Mattia che tutti conoscete, ma oggi è la sua serata da protagonista, quindi Mattia tocca a te. Sì, beh, in realtà io arrivo un po' dopo nel mondo dell'ambito della fisioterapia, della terapia manuale. Ho anch'io iniziato il mio percorso di specializzazione al Master di riabilitazione degli ordini muscoloscheletrici Università di Reno a Campus di Savona, ormai nel lontano 2012. Mi sono sempre definito tanto vulcanico quanto affamato, quindi da lì si dice che la fame viene mangiando, quindi ho mangiato a ricco piatto del GTM e affini per tanti anni e piano piano ho avuto la fortuna e l'occasione di conoscere sul mio percorso prima Firas e poi altri personaggi che mi hanno dato l'opportunità di continuare questa crescita. A mio avviso, fortunatamente esponenziale, almeno in termini di curiosità, diventando la spalla di Fabrizio al master di Roma e poi in altre occasioni formative, così mi è stato concesso di consumare velocemente la mia proverbiale energia linguistica. E quindi per questo ringrazio anche Fabrizio che mi ha dato l'opportunità di avere ottimi e liberi sfoghi di questa mia peculiarità. Anch'io attualmente sono membro del direttivo del GTM, da poco mi sono reso disponibile per seguire
nel ruolo di coordinatore territoriale la parte, diciamo, di coordinamento per quanto riguarda AIFI, e anch'io sono caduto nelle braccia tentatrici di questa spalla tanto complessa quanto complicata, che mi ha ammaliato e che negli anni mi ha portato a studiarla, a voler approfondire tanti aspetti che ad oggi con orgoglio posso dire ci hanno portato anche a condividere con questi altri due signori una recente pubblicazione editoriale, e quindi insomma credo che sia una bella occasione per farci complimenti, ma soprattutto farli all'idea lungimirante del saggio Antonio Poser, che ci ha dato l'occasione assieme ad altri protagonisti indiscussi della fisioterapia italiana di portare a compimento questa grande opera, a mio avviso, e che speriamo sia di spunto per tanti colleghi, senza nessun vanto, ma semplicemente con l'idea di continuare ad instillare la curiosità in più colleghi possibile. Ecco, sicuramente è un qualcosa che apprezzo molto in Mattia e Fabrizio, proprio la fame, il sapersi sbattere per raggiungere un obiettivo. Scusate il francesismo, sbattere, non so se possa essere propriamente utilizzato in italiano, ma credo che renda molto bene. Molto bene l'idea, esatto Fabri, grazie. Diciamo che ci siamo spesi. Esatto, ma soprattutto insomma sono la dimostrazione che il sacrificio, la voglia di fare, la competenza, la voglia di crescere, di impegnarsi, porta risultati, e quindi sicuramente è un aspetto molto 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 importante e che apprezzo tantissimo di Fabrizio e Mattia. E va bene, allora ci siamo presentati e introduco, magari passiamo ovviamente adesso a parlare un pochettino in modo più specifico di questo percorso che avete costruito per il progetto Academy, che è appunto lo Shoulder Pain and Specific Disorder Advanced Management, che è questo percorso didattico che è composto da due corsi, ognuno dei quali diciamo lievemente coordinato da uno dei due, ma sostanzialmente partecipate sempre in coppia ad entrambi i corsi, che ricordiamo una peculiarità dei corsi Academy, avere sempre due docenti, perché anche da un punto di vista pedagogico oggi è dimostrato che l'apprendimento avviene in modo maggiore, più duraturo, in modo più efficace quando questo è contestualizzato ed è basato sull'esperienza, la riflessione. E quale miglior modo se non avere due profili di docenti che hanno esperienza e competenze in un ambito specifico. E appunto questi due corsi che sono l'SSD, ovvero lo Specific Shoulder Disorder from Stiffness to Instability, e lo Shoulder Pain Updates Knowledge from Anatomy to Neuroscience. Per cavalleria a questo punto ho fatto partire prima Fabrizio, questo giro faccio partire prima Mattia. Mattia, ci vuoi un pochettino parlare del corso SSD? Quindi Specific shoulder Disorder from Stiffness to Instability? Sì, molto volentieri. mi preme ricordare che questo corso è nato insomma dopo quelle due live che oramai risalgono a quasi un anno fa, quando hanno iniziato a limitare la nostra libertà per colpa di questo minuscolo essere che ci sta tarpando le ali da fin troppo tempo. È un corso che nasce con l'idea di voler sdoganare alcuni falsi miti e soprattutto non perdere la coscienza dell'esistenza di alcune patologie specifiche del disordine della spalla. Assieme a Fabrizio abbiamo sviluppato un programma didattico molto fitto al Master di Tor Vergata,
che ci ha permesso più volte di imbatterci in questo dilemma oramai decennale tra aspecificità e specificità, e siamo arrivati alla conclusione che sia necessario, sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista proprio di spendibilità clinica, riuscire a definire questi due ambiti, soprattutto rispetto alla disponibilità di quello che abbiamo in letteratura. Il corso nasce con l'intento di sviluppare ed approfondire alcune patologie che a nostro avviso in altri corsi, in altre esperienze didattiche magari vengono un pochettino tralasciati, e quindi cercheremo di dare una panoramica di quelle patologie che ad oggi possiamo effettivamente ascrivere nell'etichetta specifiche, in questo viaggio tra i due poli opposti del quadro delle malattie di spalla, e quindi la spalla rigida e la spalla instabile. Cercheremo di fornire contenuti teorici e anche pratici il più aggiornati possibile, soprattutto per quanto riguarda la frozen shoulder, che a me è tanto cara e che ormai mi accompagna dalle prime relazioni sui banchi di scuola nel corso di laurea di fisioterapia. E cercheremo di farlo con l'utilizzo di alcune strategie didattico-pedagogiche che vogliono sorpassare l'idea che ci sia un confine netto tra docente e discente, ma che in realtà questi corsi nascono come l'occasione di confronto e veramente di guadagno reciproco per condividere quello che è effettivamente la pratica clinica di noi fisioterapisti in Italia. Abbiamo sempre di più la responsabilità di renderci conto che in alcuni frangenti non siamo al passo dei tempi, e da questo punto di vista è quindi necessario per noi prendere una rincorsa e raggiungere il più velocemente possibile le competenze che ci spettano. E per questo motivo abbiamo deciso, d'accordo con Fabrizio, di introdurre, assieme alle canoniche lezioni pratiche e alle lezioni teoriche, dei momenti di discussione e di dibattito con i consulti, che ci permetteranno effettivamente di poterci veramente confrontare con quelli che sono gli aspetti della quotidianità. Quindi questo credo che sia un po' forse non solamente il trade union, ma uno dei punti di forza in realtà a 360 gradi in quelli che saranno i corsi di Academy. Il nostro ruolo non vuole essere quello di guru o di maestri, ma di colleghi che vorrebbero appunto condividere la loro esperienza clinica per far sì che la massa critica di persone appassionate cresca sempre di più. Grazie Mattia. È sicuramente molto importante l'aspetto che hai detto, e che nelle scienze pedagogiche viene chiamato feedback, che è appunto un aspetto molto importante affinché il discente abbia la possibilità di avere una fase riflessiva dell'apprendimento, ed è altrettanto importante che questo non sia passivo, ma anzi si trasformi sempre più in un apprendimento attivo. E insomma, ti ringrazio per aver sottolineato queste cose, perché ci teniamo particolarmente a questi aspetti, che è poi la visione, anzi forse è più la nostra missione, la missione di Academy. Passo quindi la palla prima di passare la palla a Fabrizio, chiaramente vi ricordo che sul sito, in ogni pagina specifica del corso, trovate e scaricabile chiaramente la scheda del corso, dove troverete proprio tutte le informazioni in dettaglio per ogni corso specifico, quindi in caso interessati vi invito ad andare a visionarla. Scusami Fabrizio, ti ho rubato assolutamente secondi e ti lascio subito la parola. Per quanto riguarda il corso Shoulder Pain Updates, come dice il sottotitolo, quindi Knowledge from Anatomy to Neuroscience, io e Mattia ci occuperemo proprio dell'universo spalla dolorosa. Spalla dolorosa è in realtà è un mondo, nel senso che dal dolore di spalla si può partire per andare effettivamente a toccare quello che è il difficile processo di screening for referral,
che il fisioterapista, ogni fisioterapista deve fare, soprattutto in prima seduta, ma vedremo anche ogni seduta, ogni qualvolta, la valutazione e rivalutazione del paziente con spalla dolorosa, per capire se effettivamente ci sono dei segni o sintomi indicativi di qualcosa di extra professionale. Noi ci siamo avvicinati molto a questo contesto, sia con Firas che con Mattia, ma anche con altri colleghi, attraverso anche la produzione di alcuni case reports, ma comunque è una buona parte del primo giorno di questo corso incentrata proprio sul andare a capire quelle che sono delle fattezze che o orientano verso un disturbo specifico, struttura correlato, o addirittura orientano verso un disturbo extraprofessionale, quindi il paziente diventa non da trattare, bensì da riferire. Dopodiché, un'altra caratteristica particolare di questo seminario, così come l'abbiamo pensato, è un'occhiata più profonda ai disordini psicosociali che caratterizzano il paziente con spalla dolorosa. Sappiamo che la spalla dolorosa è una problematica che tende a recidivare e che, non dico la metà, ma quasi la metà dei pazienti tende appunto ad avere un disturbo entro i 6 mesi o 12 seguenti appunto un trattamento riabilitativo. Verosimilmente la curiosità, ciò che è venuto da pensare sia a me che a Mattia, è che probabilmente non abbastanza attenzione viene data a dei fattori che sia in valutazione possono essere indicativi appunto di un'aumentata percezione di dolore, quindi bisognerebbe andare a indagarli e poi possibilmente a trattarli, e sia anche in dei fattori condizionanti, quindi dei fattori prognostici che guidano poi o correlano già con determinati outcome. Abbiamo approfondito alcuni di questi fattori, che sono dei fattori mediatori e che quindi possono condizionare e direzionare il nostro trattamento verso un outcome di successo, quando anche partiamo da alcuni fattori che invece condizionerebbero negativamente la prognosi del paziente. Quindi diciamo che incentrandoci sull'universo spalla dolorosa, partiamo sia da uno screening iniziale e poi dall'approfondimento di alcune fattezze cliniche che spesso sono non troppo prese in considerazione, un po' perché lambiscono l'ambito extraprofessionale, proprio perché sono dei fattori magari non propriamente ascritti alla riabilitazione, ma borderline con la psicologia. O perché se ne capisce l'importanza ma non si è in grado magari di gestirli. Quindi cerchiamo proprio di essere un attimo più, di approfondire questi argomenti, in modo da dare al clinico delle armi spendibili sin dal giorno dopo per prendere in carico in modo un po' più comprensivo il paziente. E guarderemo anche brevemente anche alla chirurgia, che sempre più tende ad affacciarsi nell'ambito clinico di tutti noi, di tutti appunto i fisioterapisti che si occupano di spalla, ma a volte quelle che sono le competenze dell'ambito chirurgico del fisioterapista tendono ad essere labili o comunque limitate a quello che è la conoscenza magari di qualcosa letta su un libro anche abbastanza velocemente. E quindi diciamo che approfondiremo 3 macro aree che poi serviranno anche insieme a ciò che va detto Mattia a completare un puzzle in modo molto molto più approfondito sul paziente con i disordini di spalla. Wow, come vedete nulla è mai lasciato, nulla accade per caso. Assolutamente. E sì, due parole sull'importanza e sul modello che trasversalmente cerchiamo di condividere, ma anche di diffondere, che appunto l'importanza di cominciare a passare da un modello riduzionista dei vari fattori che possono essere determinanti nel disturbo di una persona, quindi parlo in particolar modo dei classici domini del modello biopsicosociale, quindi superare questo modello riduzionista e andare ad integrare in un modello disposizionale, e quindi imparare a pesare l'influenza di ognuno di questi fattori e quindi come gestirli all'interno di una presentazione clinica di un paziente. Questo è sicuramente un qualcosa su cui puntiamo particolarmente e crediamo fortemente sia sicuramente un'implementazione importante di conoscenza, ma anche di
pratica della propria professione nella quotidianità clinica. Perfetto, io direi che sicuramente una presentazione esaustiva, l'obiettivo è quello di fare appunto una veloce presentazione di questi due corsi del percorso didattico. Come dicevo inizialmente, sicuramente uno di quelli che ha già avuto molte richieste, si potrà sicuramente capire dalla live di questa sera perché. E se c'è qualcuno che ci sta seguendo, siete già in tanti per essere un lunedì e ha voglia di fare una domanda, una quick question, siamo a disposizione per nei prossimi minuti. E intanto ti aspettiamo magari qualche domanda. Vi invito alla prossima live, che più o meno sono a cadenze bisettimanali. La prossima è prevista l'8 marzo e dovremo parlare della mentorship. Chiaramente poi riceverete i soliti informazioni e dettagli nelle nostre comunicazioni sui social media e in anteprima tramite la newsletter. Quindi vi invito a seguirci sui nostri canali social e iscrivervi alla nostra newsletter e di condividere quanto più possibile le nostre iniziative, se vi farà piacere e se vorrete darci una mano. Saluto quindi con affetto Fabrizio e Mattia. Ciao Firas. Ciao Firas, grazie mille di tutto. Come sempre. Grazie a voi, vi ringrazio ancora per il tempo di stasera e per la vostra competenza. E noi ci vediamo alla prossima. Buona serata a tutti. A due lunedì. Ciao. Ciao. Ciao.